Ciao a tutti amici di Apps Paradise, quest'oggi andremo a fare la video recensione di Brother in Arms 2 Global Front per i dispositivi iOS. In questo caso l'abbiamo testato su iPad. Gioco assolutamente gratuito offerto dalla casa Gameloft, dove vediamo nel menu principale, abbiamo le opzioni con l'audio che possiamo... Tanto alziamo leggermente il volume, possiamo decidere il volume della musica, degli effetti e delle voci durante il gioco, possiamo impostare il giroscopio perché nei comandi possiamo scegliere di utilizzare anche il giroscopio per aiutarci nella mira, noi nel nostro caso non lo utilizzeremo per un fatto di video che utilizzando il giroscopio sarebbe praticamente impossibile mostrare il gioco con la telecamera. Qui abbiamo i comandi quindi. Poi abbiamo le opzioni di gioco con la sensibilità, la visuale automatica e la mira e la grafica dove potremo scegliere l'opacità dell'interfaccia, il sangue, gli effetti luce, la dissolvenza del danno nel caso in cui magari abbiamo ad esempio un iPhone 3GS piuttosto che un iPad 1 e magari risultano scattosi nell'utilizzo, così facendo potremo diminuire la grafica. Abbiamo inoltre negozio dove potremo vedremo i top 10 acquistati. Possiamo acquistare appunto le armi con le piastrine, i quali si guadagnano andando avanti nel gioco, oppure con queste stelle che sono quelle che vengono date raramente come ricompensa, oppure sono acquistabili. Medaglie, ecco. Sono acquistabili appunto. Abbiamo inoltre le munizioni, i vari giubbotti, le varie protezioni e della vita in più. Abbiamo inoltre multigiocatore e giocatore singolo. Multigiocatore possiamo giocare una locale via Bluetooth tra un dispositivo e l'altro oppure online con il Game Center. Andiamo quindi su Gioca dove abbiamo la campagna e la modalità Sopravvivi. Nella campagna abbiamo varie ambientazioni, prologo, Africa, Sicilia, Europa e Pacifico, i quali sono sbloccabili andando avanti con il gioco. Il gioco che è diviso appunto in varie battaglie. Ad esempio all'inizio abbiamo batteria di attacco e di difesa. Andiamo a farne una per vedere appunto com'è il gioco. Come vedete abbiamo una storia dietro, forse non moltissimo appassionante, ma è una cosa comune in tutti i giochi per i tablet che non siano appunto appassionanti. Nella pausa abbiamo supporto clienti, le opzioni e ottieni munizioni, ottieni più salute e ottieni più granate che si possono acquistare durante il gioco. Mettiamo più a fuoco. Ok. Ripartiamo. Abbiamo quindi il pad a sinistra per muovere il giocatore, a destra per muovere la visuale. Abbiamo inoltre il pulsante per lanciare le granate, basterà cliccare. Potremo inoltre sparare con questo pulsante qua, mirare con quest'altro qua in basso a destra e abbassarsi con questo qua a sinistra. Per ricaricare l'arma, scusate, basta cliccare sull'icona dell'arma. In questo caso abbiamo anche la mira assistita. Come potete vedere la grafica è abbastanza buona e sono presenti pochissimi scatti, se non praticamente nessuno scatto. Andando avanti nella missione, possiamo vedere che una volta le munizioni che vengano esaurite possono essere acquistate anche durante il gioco. In questo caso acquistiamo le 200 così non dovremo più averne bisogno.
per tutta la recensione. Come potete vedere, vediamo presente anche il sangue quando prendiamo i nemici. Alziamo un po' il volume. Come potete vedere, una volta missione compiuta, vedremo appunto le statistiche con il tempo, i nemici eliminati e i colpi alla testa. Questa abbiamo voluto fare apposta la prima missione, questa volta è stata rapida, ma solitamente sono un pochino più lunghe le missioni. Mentre sul giocatore singolo abbiamo anche la modalità sopravvivenza. Ecco qua l'intro. Dove appunto lo scopo è appunto sopravvivere per più tempo possibile. Gioco assolutamente consigliato, soprattutto perché è gratuito e si può giocare anche andando avanti nel gioco, appunto senza spendere una lira. Per il momento è tutto. Ups Paradise.